Sono stato assessore all'ambiente al Comune di Perugia qualche anno fa, evidentemente ero bravo e adesso sono assessore all'ambiente alla Regione dell'Umbria. A l'Umbria si è data un obiettivo di 65% di raccolta differenziata, un obiettivo assolutamente ambizioso. Dove si fa raccolta, dove si fa la raccolta porta a porta, come diceva Lorena, è dimostrato che quelle percentuali ambiziose si possono raggiungere. L'altro 35% dei rifiuti da qualche parte deve andare. Se le discariche le vogliamo chiudere come noi abbiamo detto nel nostro piano regionale dei rifiuti, io penso che parlare di recupero energetico attraverso il trattamento termico dei rifiuti non è una cosa che inventiamo in Umbria, è nella nuova concezione del sistema di gestione dei rifiuti che parte da Ronchi a venire avanti, non a caso è attuata e praticata in tutto il mondo. Quindi io credo che su queste questioni dobbiamo essere realisti. Capiamo come la pensano, noi cominciamo a dobbiamo essere realisti perché neanche in California forse, però io ho detto noi dobbiamo fare i conti con la realtà che abbiamo di fronte e spingere la raccolta differenziata con il livello culturale che c'è in Italia. Oltre queste percentuali è difficilissimo. Un comune di 7.000 abitanti, non una città di 200.000 con una composizione sociale complessa come Perugia magari, un comune di 7.000 abitanti è arrivato al 74% e è leader in Italia. Cerchiamo di vedere le cose come stanno. E visto che il vostro mestiere è così complicato, ecco, e visto che le scelte che dovete prendere, in questo caso mi riferisco soprattutto al nucleare a livello governativo, coinvolgeranno noi e le nostre generazioni future per tanto tempo, io vi prego davvero di approfondire molto gli argomenti in temi energetici, adesso al di là dell'inceneritore, ma anche e soprattutto sul nucleare, perché non è vero che costerà meno, non è vero che cioè non è vero un sacco di cose, quindi insomma questa era la mia. Siamo pienamente con il nucleare, siamo convinti, oltretutto non è una competenza che spetta alle regioni come lo sapete, ma è di livello nazionale. Che le devo dire? Sui rifiuti e sulle scelte che ha fatto l'Umbria, io ho anche la possibilità, come dire, di il piano regionale dei rifiuti dell'Umbria è stato approvato nella precedente amministrazione. Io sono entrato nelle mie funzioni da qualche mese e sono tenuto ad attuarlo, e quindi è un obiettivo di questo mandato amministrativo. Io sono convinto e sono d'accordo di tutte le osservazioni e le controindicazioni che esistono, e però rispetto anche ad alcune pratiche che potremmo utilizzare, che partono da una riduzione, addirittura un annullamento del concetto di rifiuto, sono questioni che riguardano una società, come ho detto prima, che vorremmo, ma che in questo momento non abbiamo. Noi abbiamo una situazione per cui in Umbria si producono 500.000 tonnellate di rifiuti, abbiamo delle discariche che vanno in dismissione, abbiamo una crescita importante della raccolta differenziata sulla quale sono impegnatissimi, e dove stiamo sostenendo i comuni anche con finanziamenti importanti per fare il porta a porta, perché la raccolta differenziata, dobbiamo saperlo tutti perché tutti paghiamo la bolletta, costa, perché il mercato del recupero e del riciclo purtroppo è un mercato non virtuoso, nel senso che questi prodotti non sempre hanno una finalizzazione economica purtroppo, quindi la raccolta differenziata è un costo in questo momento. Nonostante questo, sapendo i benefici ambientali che ci dà la raccolta differenziata, noi la stiamo spingendo e potenziando al massimo. L'ultimo anello, riduzione della raccolta differenziata, nel nostro piano regionale è stata prevista una tecnologia, noi faremo un bando, una gara europea per scegliere la tecnologia migliore che ci sarà in quel momento per poter trattare, diciamo, questa frazione del 35% di rifiuti che non riusciremo a riciclare, proprio perché fisiologicamente credo che siamo già a un livello molto alto. Quindi ci daremo faremo una ricognizione attraverso una gara di livello europeo, però questa è la linea che stiamo seguendo e io sono tenuto, come dire, a portarla avanti. Grazie a tutti.
No, ma la sala prima si è sollevata perché si è usato un termine in monitori di tipo A2A di Brescia, che hanno usato questo termine fuorviante per vendere una tecnologia decotta. E questo è il problema. A me dispiace che l'assessore regionale è andato via. Io sono un tecnico del settore, posso dimostrarvi in modo inoppugnabile che l'inserimento o qualunque tecnologia che preveda combustione di materiali eterogenei è archeologia industriale, cosa che in tutto il resto del mondo stanno dismettendo, se non Stati Uniti dal 95 non fanno inceneritori. Perché la sala si è alterata? Perché si continua a preindirizzare le scelte politiche quando le scelte tecniche dimostrano che l'incenerimento non serve a niente. L'incenerimento non serve a trattare rifiuti, l'incenerimento in Italia serve a fare profitto privato con denaro pubblico. E sono pronto a dimostrarlo in modo inoppugnabile in qualunque sede, basta che mi date 20 minuti di tempo. La domanda che volevo farvi io a tutti è che sì, due giorni sono stati belli. Abbiamo ascoltato gli imprenditori che si stanno rimboccando le maniche, abbiamo ascoltato molte cose positive, molte cose belle. La cosa deludente di oggi, e spero che non sarà così l'anno prossimo, è che le persone, soprattutto il senatore Ferrante, sono arrivate qua senza ascoltare una parola di tutto quello che è stato detto in questi due giorni. Compatibilmente con i propri impegni, bisogna imparare ad ascoltarsi. Se non ci si ascolta, non è possibile confrontarsi. Ultima cosa, velocissimo. Io due anni fa ho aiutato ragazzi tecnici esperti di questa regione, di questa città, Perugia. Abbiamo fatto un piano regionale nel 2008 regalandolo alla pubblica amministrazione come provocazione, perché il piano era fermo dal 2003 ed era un piano che era del secolo scorso. Abbiamo regalato questo piano alla Regione Umbria, la Regione Umbria non l'ha mai neanche presa in considerazione ed è basato sulle migliori tecniche oggi disponibili in Italia. Abbiamo 2.000 comuni che fanno porta a porta, non 200, oltre 2.000, e stiamo raggiungendo dei livelli dal 70 all'80 al 90%. Questo dimostra che l'incenerimento non serve a un beato nulla se non ad ingrassare chi fa profitto privato con denaro pubblico. È già intervenuto. La proposta che, cioè, le cose che ha detto lui chiaramente sono esattamente quello che volevo dire io, e aggiungo semplicemente una cosa. Sia lei che l'assessore avete detto che anche in piccola percentuale il piano rifiuti che lui ha detto che si farà per forza con inceneritori, lei ha detto c'è il residuo, bisogna trattarlo in maniera tecnologicamente avanzata, la tecnica comunque l'incenerimento. Io vi chiedo e vi suggerisco di andare a vedere Vedelago come funziona. C'è Vedelago, e allora Vedelago è un centro che costa un decimo o un centesimo di inceneritore non inquinante, in 6 mesi sarebbe pronto. E la dottoressa Voli, che impianta questi impianti, appunto, sulla Giù di Parole, lo vende, cioè lo impianta a un prezzo veramente irrisorio rispetto a quello che voi state spendendo per voler fare un inceneritore che danneggia la salute pubblica. Allora io mi domando, se una persona in buona fede, come fa a voler insistere su un argomento quando ci sono le alternative che sarebbero pronte in 6 mesi? Questa è la domanda che io non riesco a dare una risposta. Lei è rimasta qua, la ringrazio che lei è rimasta, però le chiedo di dare una risposta che sia concreta, che non svicoli da questa cosa, perché non possiamo parlare delle teorie oppure dei piani che sono stati fatti 5 anni fa e siamo tenuti a portare avanti secondo quale norma? Cioè voi dovete fare il benessere dei cittadini, non quello delle amministrazioni precedenti o di qualche lobby che deve guadagnarci.